Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi tema centrale quello del lavoro. Infatti partiamo con il caso dell'avvertenza GKN di Campi Bisenzio, con il licenziamento annunciato da parte della proprietà di oltre 400 lavoratori, licenziamenti poi revocati dalla sentenza del Tribunale di Firenze recentemente, ma l'Aula dell'Assemblea Toscana ha approvato all'unanimità una mozione per chiedere alla Giunta regionale di impegnarsi con il governo per accelerare sull'argomento che riguarda in particolare le delocalizzazioni. Vediamo. Si è risolta positivamente l'avvertenza Sitter con l'assunzione da parte di Team Servizi Digitali di 135 lavoratori distribuiti fra Campi Bisenzio, San Miniato e Grosseto e il pagamento di 6 mensilità di stipendi arretrati in data 10 settembre. Una soluzione è arrivata dopo l'intenso impegno del Consiglio regionale nei diversi incontri con i rappresentanti dei lavoratori. Sitel opera nel settore della telefonia per la posa e la manutenzione di fibra, rame e mobile e sullo sviluppo del 5G. Dai suoi lavoratori è dipesa buona parte delle attivazioni e delle riparazioni della telefonia fissa e mobile della Toscana. È stata un'emergenza durissima che ha visto i lavoratori con 6 mesi di stipendio arretrato da riscuotere e che ha, diciamo, sia una storia molto complicata. Nell'ultimo anno e mezzo si è acuita la crisi e noi ci siamo adoperati anche con l'aiuto fondamentale delle istituzioni, intendendo per i comuni, la regione toscana, la prefettura e a livello nazionale i ministeri, perché chiaramente dovevamo risolvere questa situazione, anche visto che si parla di un'azienda che lavora nel mondo della telefonia, quindi della connessione, di tutto ciò che abbiamo vissuto nel regime di pandemia, e quindi non solo era un problema dei lavoratori, ma era anche un problema del paese, perché il fatto che un'azienda importante per TIM e per Open Fiber non lavorasse limitava lo sviluppo del paese su quello che è la connettività, la fibra e lo sviluppo dell'infrastruttura. Noi siamo riusciti, grazie all'enorme sacrificio dei lavoratori, all'impegno di tutte le RSU e anche delle organizzazioni sindacali, a convincere TIM a fare un'operazione che vorremmo fosse un esempio. Cioè il committente si fa carico della problematica, facendosene carico risolve il problema e alla fine tutti ci guadagnano. I lavoratori perché hanno un lavoro e uno stipendio regolare. L'impresa, in questo caso TIM, perché comunque ha lavoratori formati che aiutano nell'attività principale dell'impresa stessa, e il paese, perché parlando appunto di infrastruttura digitale, chiaramente anche il paese ci guadagna. Quindi il messaggio che noi oggi qui vogliamo dare, oltre al ringraziamento non formale ma sostanziale alle istituzioni che si sono sempre dimostrate attente, pronte, addirittura noi abbiamo fatto presidi e la regione è venuta giù a parlare con i lavoratori, che non è proprio scontato, quindi noi, oltre al ringraziamento, il messaggio che vogliamo mandare è che si può fare. Ovviamente nel frattempo qualche lavoratore ha fatto altre scelte, giustamente, perché ci siamo trovati in un periodo senza riscuotere, senza avere soldi addirittura per andare a fare la spesa, sicché qualche collega ha avuto dei problemi familiari e è dovuto andare via prima del tempo, senza aspettare il risultato positivo che poi si è verificato. Appunto, come diceva anche Samuele, noi siamo venuti qui per ringraziare le istituzioni, perché secondo me quando tutti lavorano per il proprio compito che hanno, il risultato si ottiene. In questo caso la Regione ha fatto il proprio lavoro, la Prefettura ha fatto il proprio lavoro e l'RSU
hanno parlato con i lavoratori, hanno fatto da filtro affinché i lavoratori stessero calmi e dassero fiducia a tutte le istituzioni, e questo è stato il risultato appagato alla fine, perché tutti hanno potuto riscuotere i loro stipendi dopo 6 mesi che non riscuotevano, e noi RSU l'abbiamo vissuta proprio in prima persona, perché la sera c'era dei lavoratori ci chiamavano perché non riuscivano ad andare a fare la spesa, addirittura abbiamo fatto anche delle collette per i nostri colleghi, sicché la situazione è stata molto, molto gravosa per noi, non riuscivamo nemmeno a dormire la notte pensando a come risolvere il problema. Sicché siamo molto contenti del risultato ottenuto e siamo venuti qui appunto a rendere una nota a tutti i cittadini, perché sia ad esempio che nonostante tutto qualche volta le cose vanno come devono andare. Io penso che la politica, le istituzioni tutte debbano essere a fianco dei lavoratori sempre. Ascoltando le parole della sindacalista che mi ha preceduto, ha detto non era scontato che la politica fosse in mezzo a noi, che le istituzioni fossero in mezzo a noi. Invece io penso che il ruolo di un'istituzione come la nostra debba essere quella di cercare di costruire le condizioni per cui i lavoratori abbiano sempre più diritti. Questa è stata una vertenza difficilissima, difficilissima perché non era scontato il risultato, ma noi ce l'abbiamo messa tutti e ce l'abbiamo fatta solo tutti insieme, i lavoratori, le lavoratrici, i sindacati, le istituzioni regionali, le istituzioni locali. Io sono contento oggi di suggellare questo momento perché è il segno che una comunità, l'intera comunità toscana, può combattere altre battaglie difficili, penso a quella della GKN, solo se si tiene tutta per mano, solo se si tiene tutti insieme. Io ho un'ossessione, l'ossessione per il lavoro, l'ossessione per quelle donne e quegli uomini che la sera tornano a casa e a volte si ritrovano nella condizione di non sapere come pagare una bolletta o poter andare ad acquistare del cibo. E deve essere forte, la dobbiamo sentire noi, e sono orgoglioso che in tutte queste vertenze, a partire da quella di Sittel a quella di GKN, tutto il Consiglio regionale sia insieme. E questa è la nostra forza. Non dividiamoci mai secondo logiche politiche nazionali, ma poniamo al centro sempre i cittadini, le persone, il lavoro. Questa è la sfida che ci attende. La vertenza Sittel è un risultato positivo, ma non abbassiamo la guardia perché ce ne sono tantissime altre vertenze che richiedono la nostra vicinanza, il nostro sostegno e, come dire, un lavoro di comunità tutti insieme. Restiamo in tema di lavoro con una vertenza, quella della Sittel, che riguarda in gran parte la nostra regione, che grazie anche al ruolo delle istituzioni, oltre a quello dei lavoratori e dei sindacati, si è risolta positivamente. La Giunta regionale della Toscana dovrà attivarsi nei confronti del Governo affinché venga approvata quanto prima una proposta di legge che contrasti in modo efficace le delocalizzazioni di aziende che non presentano segnali di crisi. È il principale impegno contenuto nella proposta di risoluzione, sottoscritta da consiglieri di tutti i partiti in Consiglio regionale, alla luce della situazione dello stabilimento di GKN a Campi Bisenzio e approvata all'unanimità. Il testo chiede anche alla Giunta toscana di monitorare l'evolversi della situazione dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze, che ha decretato l'illegittimità dei 422 licenziamenti, e di valutare l'opportunità di dare un diretto contributo alla formazione di una normativa nazionale finalizzata a contrastare le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale e impedire tali forme di licenziamento collettivo anche mediante la predisposizione di una proposta di legge in materia al Parlamento. Quello che è accaduto lì a 500 lavoratori, perché con l'indotto si arriva fino a 500, con tutte le famiglie, è una cosa che dobbiamo scongiurare. Io l'ho chiamata scempio, l'ho chiamata una vergogna, l'abbiamo definita in una maniera inconcepibile. Ecco che la Regione Toscana, per quel che può, deve alzare la voce presso gli enti che possano fare qualcosa. Ovviamente la decisione del Tribunale di Firenze ci ha aiutati a prendere tempo, e quindi qui ringrazio la FIOM per il loro lavoro e per il loro impegno. Noi oggi abbiamo chiesto l'auspicio che vengano revocati immediatamente i licenziamenti. Abbiamo chiesto che la proposta di legge, che è già stata depositata in Parlamento, avvii il suo iter velocemente e anche in maniera efficace, quindi con delle proposte serie per quanto riguarda le delocalizzazioni.
e qualora non ci fosse una spinta veloce da parte di questo iter, di questa legge presentata dal Ministro Orlando, abbiamo addirittura impegnato la Giunta affinché sia lo stesso Consiglio regionale a fare una proposta di legge al Parlamento. Nel documento abbiamo ripreso i punti che ci vennero consegnati dagli stessi lavoratori in quella mattina. Ecco che diventa un atto che vuol condannare un sistema selvaggio che vede la speculazione finanziaria e non rispetta un modello di lavoro dignitoso. Abbiamo criticato e condannato ogni passaggio sulla vicenda GKN come doveva essere e unanimemente con tutte le forze politiche abbiamo operato alla realizzazione di questa risoluzione. E questa risoluzione, che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col governo nella soluzione, insomma, di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli della GKN, noi sottolineiamo due aspetti fondamentali. Il primo è che si possa creare veramente un dibattito, che non c'è stato né in quest'Aula né fuori da quest'Aula, su ciò che è successo sulla GKN, per domandarsi come in una società di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale, la produzione nazionale e il ruolo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutto il, diciamo, la narrazione dell'Italia post-pandemia. Dall'altro, chiaramente, e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte, di mitigare, cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto, e questo è veramente chiaro ed è oggettivo, non si vada invece a fare il gioco contrario, cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento che consentano appunto di facilitare gli investimenti in Regione Toscana. Confindustria Toscana in questo senso è stato abbastanza chiaro, siamo contenti che sia stato mitigato questo passaggio nel testo ed è quello su cui Fratelli d'Italia è disposto a giocare la partita insieme alle altre forze politiche. È un impegno che abbiamo preso, il sostegno ai lavoratori della GKN ci ha visti protagonisti fin dalla prima parte come ufficio di presidenza, come capogruppi, abbiamo lavorato insieme, abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti, abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori, doveva essere la Toscana a difendere i lavoratori della Toscana, in questo caso di Campi, ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana, quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice, ma non è sufficiente. Noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori. Il significato è quello di aver ascoltato i lavoratori, perché hanno le idee molto chiare, spesso anche più chiare della stessa politica. Sanno bene quali sono le conseguenze di certe leggi, lo hanno vissuto sulla loro pelle e devo dire i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione a noi politici e anche alle istituzioni, perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese, ma veramente del tessuto produttivo del territorio, che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali, vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio. I lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione, hanno fatto delle richieste precise, sono molto organizzati, determinati, li abbiamo visti anche durante la manifestazione poderosa che hanno organizzato a Firenze, finalmente veramente ha fatto piacere anche vedere che c'è un risveglio della coscienza dei lavoratori, che si sentono uniti, che sono uniti nelle battaglie comuni. E quindi niente, la proposta di risoluzione che parte oggi dalla Regione Toscana è la voce dei lavoratori verso il governo, cioè di che cosa deve contenere quel decreto antidelocalizzazione. E ho sempre detto che quando si parla di lavoro, di tutela del lavoro, di dignità delle persone, non ci sono colori, non ci sono distinzioni. Questa è una vicenda che ormai ha assunto un respiro nazionale e sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle delocalizzazioni, ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza
assistenza sociale. Quindi la risposta dell'istituzione è una risposta forte di vicinanza. Adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara, che naturalmente però deve partire da due logiche: da un lato la tutela del lavoro, sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni, però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana anche le multinazionali, oltre alle tante imprese, alle tante attività artigianali, alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico, ecco, questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro. Quindi noi sosteniamo questa battaglia, però diciamo anche no a quelle logiche punitive che vedono talvolta diciamo, le imprese sul banco degli imputati, quando invece ci sono tante ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione e che meritano altrettanto di essere sostenute. E dunque è davvero tutto per questa puntata della Voce del Consiglio incentrata sul lavoro in Toscana. L'appuntamento è per la prossima settimana, potete però sempre seguire anche online tutti gli aggiornamenti riguardanti il dibattito all'interno dell'Assemblea regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.